Ciao a tutti, benvenuti a questo Drive After numero 1. Oggi parliamo di uno dei film candidato all'Oscar. È il 18 gennaio 2015 e abbiamo appena finito di vedere American Sniper. Prima cosa, il ritorno di Clint Eastwood. Era da qualche anno che non si vedeva nelle nostre sale. È tornato con una storia, sicuramente un tipo di storia che prima non aveva mai trattato. Sempre una storia di vita, una storia che ha come protagonista questo soldato, Chris Kyle, se non mi sbaglio, interpretato da Bradley Cooper. Bradley Cooper, tra l'altro, che abbiamo scoperto avere un forte prognatismo sotto la barba, e questa è, diciamo, la notizia principale della serata. Bradley Cooper, che abbiamo visto essere stato nominato agli Oscar, e sinceramente a me qualche dubbio lo lascia. Sono felice per lui perché ha avuto una bella crescita in questi anni, ma sinceramente non perché non ne abbia avuto le capacità, ma è propriamente la storia che non gli ha dato l'opportunità di una parte per la quale avrebbe potuto davvero vincere l'Oscar. Cioè, sicuramente se sarà lui il vincitore, sarei molto interdetto, anche se non ho visto ancora tutti gli altri candidati all'opera nei loro rispettivi film. Ho visto soltanto Cumberbatch in The Imitation Game e mi è sembrato molto superiore. Detto questo, il film è una storia vera di quest'uomo, questo soldato che parte per l'Iraq e diventa il cecchino più letale della storia americana. Ma più che lui stesso in questa storia, il vero protagonista è la guerra vista nel modo più crudele possibile, non soltanto per la crudeltà delle azioni, ma per la crudeltà dell'essere guerra, dell'essere combattimento. American Sniper è la storia di un ragazzo del Nord America, un ragazzo come tanti, che per una serie di avvenimenti nella sua vita decide di arruolarsi nello specifico nel corpo dei Navy Seals, che è uno dei corpi con l'addestramento più abominevole, penso, che si conosca sulla faccia della terra. Lo porta a termine e subito dopo aver conosciuto una ragazza, averla sposata, averla anche ingravidata, come è giusto che sia per un vero patriota americano, parte per l'Iraq. Ci troviamo negli anni subito successivi all'inizio del nuovo millennio, quindi post attacco alle Torri Gemelle, ed è anche ci troviamo in una guerra a un terrorismo paurosamente a noi troppo vicino in questi tempi, e quindi, diciamo, un film che lascia sicuramente il segno nel cuore e nella mente di tutti, ma che oggettivamente non mi ha emozionato fino in fondo, come sono soliti fare i film di questo genere con me. Sarà stata per la forte cinicità di Clint Eastwood, che conosciamo tutti, le atmosfere
sono sempre le stesse, quelle con i colori smorti, le ombre cupe. E la fotografia è la solita istudiana, diciamo, non ci sono sorprese da questo punto di vista. E come non ci sono sorprese anche nella crudezza con la quale Clint Eastwood ci presenta la guerra. Infatti ho avuto la fortuna di vedere il film con una persona, diciamo, eccola, la vediamo, una persona alla quale, diciamo, sicuramente rimarrà impressa, soprattutto alcune scene. Però è la storia di un soldato americano, è una storia vera, quindi sappiamo quanto commuova l'Academy questo tipo di storie. E quindi non è detto che non avrà un certo successo. Bradley Cooper mi è piaciuto molto, però non fino in fondo. Ha avuto anche lui una bella trasformazione fisica, però diversa da quella, per esempio, molto diversa da quella, per esempio, del Matthew McConaughey, trionfatore agli Oscar l'anno scorso. Lui ha aumentato la sua massa, sia muscolare che anche propriamente grassa, forse. Alla fine ha interpretato un ragazzo normale, patriota nel vero senso del termine, certo non come il Mel Gibson di qualche decennio fa, ma in un'accezione molto più odierna. E importante, secondo me, al di là del personaggio della moglie, che è, diciamo, il punto di riferimento, il punto di collegamento tra lui in Iraq e l'America, è importante il ruolo del padre. Il ruolo del padre che vediamo soltanto pochi minuti all'inizio del film. Un padre che lo ha educato in un dato modo, lo ha portato ad essere quello che è lui. Questo film, il Chris Kyle che diventerà poi il cecchino più letale della storia degli Stati Uniti d'America. È colpa, merito di questo padre se lui si trova in queste situazioni durante tutto il film. E infatti è importante anche il fatto che per la durata di tutto il film lui ci tenga a tenere i figli completamente fuori dalla sua vita laggiù, fuori da quello che ha visto laggiù e fuori da tutto quello che potrebbe avvicinarli a un mondo del genere. C'è una scena di guerra del film, adesso non spoilererò, tranquilli ragazzi, non spoilererò, ma giusto per dirlo, c'è una scena del film che è ambientata nel bel mezzo di una tempesta di sabbia e non so se sia voluta essere una, come dire, un attenersi alla realtà dei fatti o semplicemente un espediente cinematografico, secondo me mal riuscito, ma in cui è difficile distinguere i personaggi, è difficile distinguere i protagonisti e quindi ne viene fuori soltanto un casino, un pavoggio, non si capisce niente, come mi suggerisce questa persona misteriosa con cui ho visto questa pellicola, che non vuole essere ripresa, si è avvalsa della facoltà di non essere ripresa, quindi non possiamo marcia. Dirle niente. Cosa? Devi cambiare marcia. Devo cambiare marcia? Dovevo? Marcia. Perché? Lo dice la macchina. Dice la macchina? Senza la macchina? Senta la macchina? C'è la 105. Ah, c'è la 105, ma è che sto in quarta. Bene, vorrei metterla alla quinta prima o poi in autostrada. Comunque, lasciando perdere questo excursus momentaneo, mi viene fuori un papocchio e alla fine te ne vai per una regola. Ripeto, sì, un bel film, il messaggio è chiaro
ed è anche già stato la solita detto e ridetto da milioni di altri registi, e interpretato e reinterpretato da migliori altri attori. Quindi nessuna sorpresa. Questo è il succo alla fine. Nessuna nota degna di qualcosa di diverso dal resto, diciamo. La solita, appunto, la solita americanata patriottica, e che solo per questo è stata inserita dagli Academy in lizza per la corsa agli Oscar. Non per sminuire Clint Eastwood o chiunque altro ci abbia lavorato, però, diciamo, me l'aspettavo diverso dato tutto quello che avevo sentito prima. Sì, ti tiene sul filo del rasoio, al cardiopalma, tutto quanto. Però niente di diverso da come ci si poteva aspettare, giusto? Mi confermano dalla regia che sto dicendo bene, quindi se è qualcosa sapete a chi rivolgervi. Chi mi conosce sa a chi rivolgersi. Attenzione, momento spoiler. Quindi chiunque non abbia ancora visto il film, il consiglio è quello di abbandonare la visione. Volevo parlare della scena finale del film, delle parti finali del film, in cui Kyle è tornato a casa, sta cercando di riprendere la sua vita, e appunto e appunto è riuscito a riprenderla in mano anche grazie a quello che lui fa, all'aiuto che lui dà per i reduci di guerra. Reduci di guerra che poi chi ha visto il film sa come è andato a finire. Ma quello che non mi è piaciuto è il film, non so voi, ma a me ha lasciato un po' d'amaro in bocca, nel senso che anche durante i titoli di coda, nonostante, cioè, anche se non si erano accesi le luci ancora e continuavano ad andare le immagini reali di tutto quello che è successo in America alla morte di questo soldato, a me non veniva ad alzarmi dalla poltrona. No, no, aspettavo il succedere di qualcos'altro. Scusate, un inghippo tecnico, abbiamo dovuto cambiare dispositivo. Stavo parlando della fine del film, che quindi mi ha lasciato un po' con l'amore in bocca. Sarei rimasto benissimo in sala altri 20 minuti ad aspettare qualcosa che evidentemente non sarebbe mai successo. Ma per il resto, sì, un bel film, ma non supera di poco la sufficienza per me. Sarebbe potuto essere molto meglio. Per questo che non mi sento di premiare troppo. Forse la cosa davvero positiva è la regia di Eastwood. La regia è stata davvero bene, il montaggio, anche se ci sono dei momenti giusto all'interno del film che magari è di quanto? Poco più di 2 ore. Ci sono in totale 4-5 minuti che magari sarebbero potuti essere tagliati, in cui magari cala un po' di attenzione. Però no, la regia e la fotografia penso siano i due lati migliori di questa pellicola. E per il resto mi aspettavo di più. Bello, mi aspettavo di più. Cosa importante che stavo per dimenticarmi: non mi pare di aver sentito colonna sonora. L'unica melodia, diciamo, tra virgolette, che si può sentire 2 volte durante il film è il silenzio. Il silenzio, come si dice? Che cosa so io? È il silenzio. La trombettina delle cose mentali. La trombettina del silenzio, quello là classico. L'altra colonna sonora, proprio quella base che di solito troviamo in tutti i film durante i titoli di coda, proprio quelli scorrevoli, quelli finali, assolutamente assente. Stavolta silenzio nel vero senso della parola. Quindi questa è una peculiarità e un segno di rispetto, forse, che Eastwood ha voluto comunicare a tutti noi. E davvero bella scelta, anche se
ha contribuito anche questo a quel senso di incompletezza che avvolge un po' tutto il film. Siamo arrivati alla fine di questo primo Drive After. Chissà com'è andato, lo scopriremo. E alla prossima, ciao!